Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video delle 24 ore. Oggi faremo una 24 ore un po' diversa dal solito perché mangio per 24 ore solo pancakes. Allora, raga, ho voluto fare questo video perché ho da provare tantissimi gusti di farina d'avena. Quindi ho detto no, facciamo una cosa, visto che sono 8 gusti, ne approfitto, faccio proprio un video almeno. Le proviamo e le testiamo come si deve. Allora, stamattina ho voluto scegliere il marchio è Veria Avena, trovate sia le farine che i burri che vi farò vedere nei video sul sito di All Supplement. E come sempre sul sito di All Supplement avete il mio codice sconto che è giù la 010. Io sono delle farine senza glutine e ho ovviamente una farina d'avena aromatizzata e questo qui è il gusto plum cake ai mirtilli. Su questo marchio e anche sul marchio della Delicious avete il 15%, oltre al mio 10% di sconto, avete anche il 15% di cashback, quindi fantastico. E l'altro gusto che ho scelto per questo video è praline al cocco, sempre della Veria Avena. Allora, all'inizio tutte le due farine sono senza glutine. Quando ho aperto la confezione avevano lo stesso odore. Io ho detto, ma com'è possibile? Avevano lo stesso odore, però una volta che poi ci mettete all'interno l'albume esce fuori il loro odore. Ve lo giuro. E infatti, plum cake sono rimasta wow. Perché l'odore mi piace tantissimo e anche la consistenza, voi avete visto già tutto prima, ma anche la consistenza è molto bella che la starete già vedendo, mi piace tanto e poi ho notato che i pancake, anche se rimangono un po' di più sulla padella, sono comunque molto molto morbidi, infatti ragazzi i pancake sono morbidissimi. Io ho fatto, vi dico già le dosi qua, poi non ve le ripeto più perché le farò tutte, cioè farò sempre queste dosi qua. Ho fatto 40 grammi di farina, 80 ml di albume e 30 grammi di yogurt. La consistenza deve venire densa, altrimenti i pancake sapete che non vi vengono mai, non vi verranno mai. Allora, i valori per quanto riguarda il plum cake a mirtilli, per 100 grammi 390 calorie, 7,5 grammi di grassi, carboidrati 67 grammi, zuccheri 3 grammi, fibre 4,2 e proteine 12 grammi. Vediamo. Ed è 98% di avena. Invece, per quanto riguarda praline al cocco, calorie 390, grassi 7,5, carboidrati 67, zuccheri 3, fibre 4, proteine 12 grammi. Allora, io direi di andare ad assaggiare prima i pancake, ovviamente senza niente sopra. Questo qui è plum cake ai mirtilli. Allora, ragazzi, io sento un odore di. Sì, si sente un cake, però io sento più qualcosa di agrumato, non so perché. Allora, vedete, sono morbidissimi i pancake. Assaggiamo. Buono. Solo che troppo dolce, però raga, si sente, non si sente proprio di mirtillo, mi sembra tipo di. Mi sentivo una confettura, però è molto buono. La farina è molto più corposa rispetto tipo a una farina di BPR che è molto più fine. Questa è molto più, come posso dire, sì, corposa, più, non è tanto fine come farina, ve ne accorgete subito proprio ad occhio. Poi devo dire che i pancake sono molto molto buoni. Questo va così. Questo è cocco alla crema e questo è burro d'arachidi. Poi dopo ci mettiamo ovviamente anche un po' di filo di crema perché sapete che i pancake vanno messi, cioè sui pancake va messo rigorosamente o una crema o un burro. Buono, raga. Allora, andiamo a assaggiare cocco. Cocco, mi aspettavo di sapere quando, cioè, mi aspettavo, sì, scusatemi se io sto un po' così perché mi sono svegliata poco, mi sto ancora dormendo. Quando ho aperto la confezione, non lo so, mi aspettavo una ventata di cocco e invece no. Poi quando mi ci ho messo l'albume, sì, però sempre molto delicato. Questo è cocco.
morbidissimi, raga. Veramente molto molto morbidi. Però è molto buono. Si sente di cocco. Sì. Tra i due gusti sono buoni entrambi. Solo che se dovessi scegliere cocco. Lo sapete perché? Si sente di cocco. Ed è su quella cosa delicata. Invece, plunk e camirtilli è quella cosa troppo forte. Un po' troppo forte. Quindi preferisco cocco, è molto più piacevole. Anche plunk e cocco, molto buono. Ovviamente non c'è pancake senza creme, raga. Assolutamente impossibile. Questa è la Gonaz a cioccolato bianco e cocco. Questa è buonissima, infatti sta già a metà. Questa mi piace veramente tanto. La faccio vedere dal telefono, ormai sapete. Pensate che sono ancora caldi. Questo qui è il burro della Delicious, burro d'arachidi crunchy. Ah, mi raga, questi burri sono la fine del mondo. Stai cercando un burro crunchy, questo fa al caso vostro. Anche se vedete c'è burro d'arachidi sopra, io tra i due preferisco cocco perché questo ha un sapore troppo troppo forte, troppo. Concludo qui la colazione, io se li mangerò dopo, più tardi, ma che va, faccio un piccolo spuntino così perché non, sinceramente non mi va e non mi voglio forzare, tanto abbiamo tutta la giornata avanti per provare farina e per provare pancake. E noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Sì, raga, scusatemi i miei capelli, ma da poco ho finito di farmi lo shampoo, infatti ce l'ho ancora un po' umidi, ma non ci facciamo caso, ma fa troppo caldo, infatti scusatemi se sentite un po' alcuni rumori, che ho il balcone aperto perché andiamo a provare il sempre della Veria Vena, ormai vabbè senza che ve lo ripeto, questo qui è gelato mandorlato, sì, non so perché mi viene da dire mandorlacchio, ma mandorlato, e praticamente infatti è raffigurato un magnum. Allora raga, l'odore, quando poi una volta che ho fatto la consistenza e tutto, queste due mi hanno dato più problemi, nel senso che questa è gelato mandorlato e questa qui è biscotto. Mi hanno dato più problemi proprio di grumi. Però raga, miscelate sempre che si levano, fate un po' di forza e si levano. Praticamente l'odore è uguale al gelato Magnum, cioè raga, ve lo giuro, sembra proprio un Magnum, troppo buono, infatti io sono rimasta basita. E comunque per 100 grammi ha 360 calorie, 7,5 grammi di grassi, 67 grammi di carboidrati, 3 di zucchero, 4 di fibre e proteine 12. Vediamo l'altro. Sì raga, l'altro è uguale, ovviamente sono sempre senza glutine. Allora, io direi di poco. Abbiamo i due burri. Questo qui è della GOT7,
abbiamo provato nello scorso video, questo qua è peanut butter al cioccolato che andremo a mettere su biscotto. E invece quest'altra qui è una novità che dopo vi faccio vedere proprio di entrambi, anche la consistenza come abbiamo fatto prima, ed è della Coro, è un burro 100% pistacchio. E questo l'ho provato insieme a voi su Instagram, se non mi seguite andatemi a seguire, mi trovate come Giulia Amifitto. È buonissimo, sa proprio di pistacchio, cioè proprio quel contrasto tra amaro e dolce, buono. Allora, andiamo ad assaggiare, cioè sono ancora caldi, gelato alla mandorla, o mandorla gelato, mandorlato, vabbè raga, quello, non mi sono dimenticata il gusto, che poi sulle confezioni non sono riportati, comunque super morbido. Buono, si sente di mandorla, vero? Però c'è il giusto contrasto. Buonissimo. Buono, raga. Veramente molto molto buono. È buono perché c'è il contrasto con il cioccolato, per questo, però è molto buono, poi super morbidi, si sciolgono in bocca. Andiamo a assaggiare, ovviamente, anche biscotto. Particolare. È molto più farinoso, cioè nel senso c'ha tipo questa consistenza un po' gomma. E raga, pensate che io ho fatto lo stesso procedimento, le stesse dose per tutti. Poi vedete, rimane molto più farinoso. E alla fine il gusto è molto delicato. Sinceramente, tra i due, il più particolare è gelato. La mandorla, mandorlato, mandorlacchio, come lo vogliamo chiamare, mandorlato, è molto molto più buono. Tra i due preferisco questo qui. Mi piace anche dirvi tra i due io quale preferisco, come prima cocco e in quest'altro momento quest'altro qua. Giusto per chiarire un po' e anche farvi fare acquisti mirati, sincera, perché sì, cookies è buono, ma cioè biscotto è buono, ma niente di particolare. Allora, è arrivato il momento del topping, quindi prendiamo il telefono. C'era, è un botto vellutato. Una mescolatina. È troppo buono. No, raga, questo qui dovete prenderlo. È troppo particolare proprio come sapore dà. Come già vi dicevo nel video quando l'abbiamo assaggiato. Vabbè, qua raga, proprio puro 100% pistacchio, cioè. Di cosa stiamo parlando? Donami. Poi ha questo colore super verde, mamma mia. Questo lo amo, questa combo poi. Abbiamo biscotto con crema di arachidi e cioccolato. Ma il pancake non mi fa impazzire. Troppo farinoso. Si sente la farina, raga. No. Per me questo gusto è bocciato. Pure, raga, ho fatto lo stesso procedimento con tutte le farine. Ma per il momento penso che questo tra tutti quelli che abbiamo provato stamattina, quindi tra cocco, plonché e camertilli,
gelato alla mandorla. E questo si ha il gusto proprio peggiore, che non vi consiglio. Ovviamente va sempre a gusto personale, però sinceramente per me non ne vale la pena. Sembra che tipo sto mangiando poco in queste 24 ore, ma i pancake già di loro, ragazzi, sono un buon casino. Questo non me lo finisco, non mi piace. Generalmente no, non lo voglio. Io non so neanche se oggi riuscirò a fare la merenda, perché avete visto, sono già alle, mo sono le 2:20. Quindi alle 4 devo andare a fare un servizio, quindi penso che non riesco a fare merenda, quindi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Eccoci qua con l'ultimo pasto di questa giornata, ovviamente noi ci vediamo domani mattina. Allora, la verità è che questi due gusti veramente secondo me saranno un po' alla pari. Allora, io ho sentito il profumo di entrambi, io vi consiglio queste farine qua. Io ho notato una cosa, allora quello che andiamo a prendere stasera è Kinder Bueno e ho cookies and cream, biscotti e crema, Oreo, come lo volete chiamare, così lo chiamate. E date la verità che appena aprite la bustina, un po' come mi è successo pure stamattina che vi ho detto, appena aprite la confezione, vi sembrano uguali oppure vi sembrano che non rispecchia il gusto in sé con l'odore. Però raga, non vi soffermate all'odore, andate avanti perché veramente appena mettete l'albume dentro emana un profumo, cioè raga, specialmente con Kinder Bueno, un odore, un profumo di Kinder Bueno che è venuto a mia sorella in cucina e ha fatto mamma mia, che odore di Kinder Bueno. Cioè vi ho detto tutto veramente, si sentiva proprio un odore forte di Kinder Bueno, bello, piacevole. Con cookies and cream si sentiva di più di cioccolato, quindi adesso andiamo a vedere. Ma i valori non ve li sto a dire perché, ragazzi, sono simili a quelli là che vi ho detto prima, quindi giochiamo in casa anche con i burri, anche con i burri, anche con i burri. Abbiamo Delicious crema al cocco e Delicious burro di arachidi vellutato. Cioè, raga, io amo i burri della Delicious, amo le creme della Delicious, le amo. Allora, io inizierei prima da Kinder Bueno. Morbidissimi. Risente di, sa di nocciola, proprio l'interno, la crema del Kinder Bueno. Sapete cosa mi piace poi di queste farine? A parte che la consistenza della farina è molto più corposa rispetto tipo a una farina della BPR, ma quello che mi piace proprio è la consistenza. Perché se io vi faccio queste differenze anche per farvi capire, da come avete visto anche nella clip precedente della colazione che vi ho fatto vedere, per quanto riguarda quelle della BPR, quando voi andate a fare una cremina anche densa, vi viene sì densa, ma no a crema. Questa invece viene proprio una crema. Buono. Ne buono, promosso. Sa solo di cioccolato. È un po' tipo. Lo sapete che sembra? Sa di cioccolato, però allo stesso tempo sa del biscotto Oreo, però non mangiato insieme alla crema, ma mangiato senza la crema, ve lo giuro. Sa di quello. Però sta piovendo. Perciò mi vedete anche con che ho cambiato la maglietta perché l'aria si è rinfrescata di tantissimo. Comunque, stavo dicendo,
Questa cosa non la percepite subito, ma dopo un po'. Devo dire la verità che sono entrambi buoni. Quindi per me potete prenderli. Sì, entrambi i gusti sono molto buoni. Però se tra questi due volete sapere da me un solo gusto che ne vale la pena, io vi dico Kinder Bueno. Tra i due, il più particolare, il più buono è Kinder Bueno. Ma non perché Cookies and Cream non sia buono, perché anche quello è molto buono. Però tra i due vi consiglio Kinder Bueno. È arrivato il momento tanto atteso. Dammi no. Il momento creme. Questa la voglio un attimo girare perché Cocco non la prendo da un po' di tempo. Però mamma mia, ragazzi, non l'avete mai provate. Le creme della Delicious sono fenomenali e poi anche il prezzo rispetto ad altre creme è molto accessibile, cioè bella bella bella. Poi questa qui si sente tantissimo di Raffaello, cioè si sente di cocco e mandorla, eppure è solo cocco, lo dissi anche nel video recensione. Comunque a me questi video così delle 24 ore in cui proviamo prodotti mi piace tantissimo perché vi riesco a spiegare più nel dettaglio il prodotto. Mi posso soffermare di più? Bello, mi piace un sacco questa cosa così. Infatti, quando ci saranno delle farine, cioè tipo le farine, le proveremo sempre così. Ok, ovviamente video obbligatorio. Così ragazzi, se interessate anche a qualche creme, l'avete anche vista nel dettaglio, quindi andate sul sicuro. No, è fenomenale veramente. Troppo buono. Vabbè raga, per quanto riguarda, ma ve lo faccio vedere perché cambia la consistenza dei due burri. Questo sembra, cioè veramente raga, questo a vederlo non sembra un classico burro d'arachide, cioè sembra tipo che c'è tipo del caramello all'interno, ma proprio per la sua consistenza. Abbondo perché potete capire che mi serve un po' di sostanza perché oggi sono stata al calcolo finale sulle 1000. 1200 calorie. Quindi serve un po' di rinforzo. Assaggiamo, vediamo questa combo. C'è più burro d'arachidi. Ovviamente Kinder Bueno e Cocco. Mamma mia, raga. Mamma mia, che bomba gli ho fatto. Penso che dopo questo video non mangerò più pancake. Io ho terminato, vabbè, questi due li mangerò dopo e più tardi perché adesso non li voglio. E quindi niente, raga, noi ci vediamo direttamente domani mattina con le ultime due farine da recensire. E quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge delle 24 ore. Voi starete vedendo tutto. Allora, avete visto l'orario? Allora, oggi andiamo a provare gusto croissant e gusto bonbon. Ho voluto assaggiare senza burro perché mamma mia, raga, non ce la faccio più, vi giuro. Dopo questa colazione, che sicuramente faremo più video assaggio giusto per
concludere un po' così e per darvi la recensione, me lo giuro, devo farmi qualcosa di salato perché da ieri a mangiare dolce non ce la faccio più. Ma sempre pancake, mamma mia, la mia testa va in tilt. Allora, assaggiamo croissant. Super morbido. Anche l'odore era molto buono. È buono. Questo secondo me a fare le crepe. Vengono secondo me spettacolari le crepe con questa farina. Buono, ma sento qualcosa di troppo vaniglia. Vaniglia. Non riesco a descriverlo, però. C'ha un retrogusto strano. La morbidezza mi piace tantissimo, ma c'ha un gusto strano. Non è male, però non è neanche tutta questa gran cosa, eh. Devo provarla a fare le crepe. Assaggiamo bonbon. Sa di fare le rosce. Questo è buono. Ovviamente tra i due vi consiglio questo qua, bombon. Penso che si chiama questo sul sito, se sbaglio, se così si chiama il gusto. È molto più buono, molto più cioccolatoso. Tra i due è il più particolare poi. Bombon. Sì, tra i due è bombon. Niente, raga, io concludo qui questa challenge delle 24 ore. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!